Si trova sotto metà classifica la provincia di Arezzo nel nuovo studio ecosistema urbano elaborato da Lega Ambiente pubblicato dal Sole 24 Ore. Molti parametri che sono stati analizzati e che descrivono Arezzo in modo contrastante. La provincia aretina si trova al 68esimo posto su 104 province con un punteggio di 48,68. La classifica è guidata da Macerata, mentre la provincia toscana più orientata all'ambiente è Pisa. Nella sezione aria e acqua Arezzo si colloca in 48esima posizione con una media di PM10 annua di 26,5. La media che riguarda il biossido di azoto, emissione molto pericolosa, è di 29, portando Arezzo al 41esimo posto della classifica. Per 42 giorni all'anno si sono registrati superamenti di ozono rilevati dalla centralina urbana. Sul fronte dell'acqua sono 121 i litri di acqua potabile per uso domestico, in questo caso Arezzo si colloca all'ottavo posto, mentre va male sul fronte della depurazione, dove la provincia aretina in coda alla classifica in 97esima posizione. Anche nel campo dei rifiuti le cose non vanno molto bene, la quantità dei rifiuti pro capite è di 559,23 kg, 70esima posizione nella graduatoria. La percentuale di raccolta differenziata si colloca al 35,49%, spingendo Arezzo in fondo alla classifica. Note positive per l'utilizzo dell'energia solare negli edifici pubblici con 5,77 kW per 1000 abitanti. In questo specifico settore Arezzo è 28esima. Sul fronte degli incidenti stradali Arezzo è 16esima, contando 3,72 incidenti per 1000 abitanti, mentre l'indice di ciclabilità vede Arezzo al 48esimo posto. Troppe le auto in circolazione, ce ne sono 65,5 ogni 100 abitanti e sembra troppo poco anche lo spazio dedicato ai pedoni, 0,2 metri quadrati per abitante di superficie stradale pedonalizzata. A compensare la classifica anche la percentuale di verde, ad Arezzo ci sono 39 alberi ogni 100 abitanti e i parchi in area urbana rappresentano una superficie di 28,32 metri quadrati.